Hello, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la sconfitta del Magastro e il nostro arrivo qua nel villaggio Tiritera. C'è una cosa che mi sono accorto dopo tanti anni che gioco questo gioco e me ne accorgo solo adesso giocando con le cuffie. È che il volume della musica è molto più alto di quello delle voci o comunque degli effetti sonori del gioco stesso. E questa cosa non si può modificare, stranamente. Andiamo di qua. Oh, ma guarda, sogghigno. Ridateci il principe fagiolino! Col cazzo! Aia! Ehi, tu! Oh no! Voi due disgustevoli, pensavo di avervi sconfitti con Bowser, orrendevoli! E invece siamo qui! Ah, orrendevole, mi avete raggiunto mentre mi stavo occupando del principe fagiolino! Che rabbia! Le streghe ghignarda ormai nel castello di Fagiolandia, intente a preparare un nuovo piano! Non riuscirete certo a fermarla in tempo, ma per ogni orrendevole evenienza, vi fermerete qui! Oh cacchio! Che rabbia! Se non distruggete questa pietra non potrete più scendere da questa montagna. E che cacchio? Luigi, ci servono dei martelli! Andiamo. Esatto, ci servono dei martelli. Vediamo se i nostri amici fabbri hanno qualcosa. Ecco, l'ultima pietra. La forza dei fratelli Fabbro sarà finalmente svelata. Questa pietra è la nostra ultima possibilità. Clink, 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 clink. Clink, 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 clink. Oh, 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 questa pietra non va bene. Non possiamo fare martelli. Oh? Ehi, voi, che ci fate qua? Cosa state guardando? Ciao, siamo Mario e Luigi. Esatto. Eh? Cosa? Volete che vi facciamo un martello? Ehi, quei due li conosco. Sono Mario e Luigi del Regno dei Funghi. Sono maestri del salto e del martello. Già, già, è vero, adesso mi ricordo. Ma due persone così famose, perché si trovano in un posto simile? Perché hanno bisogno di un martello? Ci serve per distruggere la roccia. Va bene, non dovete spiegarci la situazione. Non vogliamo conoscere le vostre ragioni. Faremo quel che ci chiedete. Siamo dei professionisti. Esattamente. Per produrre il martello serve una pietra blocco H che si trova in cima alla montagna. Ma dato che il drago lingua lunga non è tornato, ora non ci possiamo andare. Il blocco H è una pietra dura, in grado di infrangere qualunque cosa. Di frantumare più che infrangere, però vabbè. Scaleremo volentieri il monte per prendere il blocco H, ma non siamo bravi a saltare. Noi sì! Ma certo, ovvio, voi due siete maestri del salto, vero? Allora andate sulla montagna a prendere il blocco H, va bene? Va bene. Sarebbe ottimo. Se ci prendete il blocco H, vi faremo un martello speciale. Faremo il nostro meglio. Aiutateci e vi aiuteremo. Perfetto. Andiamo a prendere allora il blocco H. Il punto è, dove cavolo si passava? Allora, in teoria per avanzare noi dovremmo parlare con qualcuno. Perché loro ci dicono, finché il ponte non è riparato, parla con qualcuno. Però io ho già parlato con tutti. Con chi? Chi mi manca? Ah, perfetto, ora è andato. E ora possiamo finalmente salire verso la cima della montagna. Ed ecco qua i nuovi nemici. Dei fagioli brutti. E ovviamente... Aia, dobbiamo sconfiggerli perché... Dobbiamo aumentare di livello, ci servono i soldi, ci servono tutti quanti gli strumenti che ci possono offrire poi. Okidoki. Ecco qua. Un andato. Questi qua sono i nemici più fastidiosi perché non mi ricordo mai il loro tempismo del cavolo. Non mi ricordo mai il loro tempismo, santo cielo. Mi chiedo entro quanto tempo riusciremo ad arrivare a 99 funghi. Ecco qua. Ecco fatto. Beccati questo. E Mario, uccidilo. Perfetto. Poi la scalata qua verso il monte è anche in realtà una fase abbastanza carina di gioco. È una fase abbastanza carina perché ci sono anche un po' di enigmi da risolvere. Enigmi poi
non troppo complessi, ma ti dirò che alcuni sono fatti anche bene. Scendi, mettiamo spin, ecco fatto. Più che altro, sai cos'è che un po' ti fa strano? È che magari in certe parti, tipo questa, una volta completato il gioco, poi non è che, o comunque completata proprio la sezione, non hai più bisogno di tornarci. Ecco fatto, uccidilo Luigi. Perfetto, bravissimo. Mi chiedo entro quanto riusciremo a salire di livello. Sciroppo, che questo ci servirà più avanti, ovvero all'incirca metà del percorso. Non è uno spoiler, ma ci servirà. In realtà l'unico motivo per... eccolo, il... com'è che si chiama? Tartosso. L'unico motivo per ritornare... non ho fatto in tempo. L'unico motivo per ritornare qua... i tempismi, io che li sbaglio tutti. È solo recuperare più avanti alcuni oggetti che in questo momento non possiamo prendere. Niente più, niente meno. Ma a livello proprio di gioco non hai più motivo di tornare in queste zone. Ecco qua. Ah, guardalo qua i tornadi. Però prima dobbiamo scendere e uccidere tutti i nemici. Come ho detto, soldi e punti esperienza. Ecco fatto. Pip. Ecco qua. Muorici. Ok, con i baffi, secondo me a 200 saliamo di livello, tra l'altro. Ecco, vedete, questi sono gli unici motivi per cui tornare in questa zona. Niente più, questi cerchi con la X. In teoria non avremo altri motivi per tornare se non questi. Okidoki. Il tartosso, anzi sai che ti dico. Ah, ho sbagliato di poco. Troppo presto. È che col controller mi viene difficile fare i tempismi giusti, perché io sono abituato con quelli del Game Boy, veramente. Sono... non siamo saliti di livello, che peccato. Sono abituato con i tempismi originali e col controller li sballo. Col controller li sballo tutti, veramente. Ecco qua. Puff. Qua c'è qualcosa, non mi sembra. Ecco fatto, proseguiamo. Qua vediamo, c'è qualche oggetto? No, c'è un ponte. Okidoki. Ok, riproviamoci. Uno, due, tre. Perfetto. Come ho detto, ci serve usarli perché dobbiamo salire di livello con gli attacchi, quindi tutte le volte che riusciamo ad usarli è tanto meglio per noi. E Mario è salito di livello e in teoria abbiamo anche recuperato tutti i punti che abbiamo usato. Attacco 23, difesa 20. Ok. Ok, vediamo. Ho visto un 1 qua. Qua ci sono tanti 1. Qua mi sembra di aver visto un 1. Qua ci sono un po' di 3. Allora, andiamo. Di attacco, dammi 3. Va bene, 2 ci sto, 2 ci sto. Preferisco aumentare già adesso l'attacco di Mario, perché così già iniziamo a fare più danni. Il che comunque... ah no, non mi ha ricaricato le statistiche. Non me lo ricordavo. Soprattutto perché 1 uccidiamo subito i nemici, ma 2 almeno facciamo molti più danni già con gli attacchi fratelli. Ecco fatto. Luigi, l'altra volta che cosa ti ho aumentato? Non mi ricordo, però Luigi attacco 21 e difesa 19. Credo che stavolta ti aumenterò la velocità. 3. Ma vaffanculo. Di tutti quanti uno. Ma dai, che sfiga. Che sfiga. Di tutti quanti gli attacchi. Oh guarda, sta andando a fuoco. Forse ci servirà dell'acqua. Però l'acqua non funziona. Cosa possiamo fare? Forse dovremmo riattivarla. Fontana della montagna tiritera. Vediamo qua. C'è un blocco con uno sciroppo. Anche qui dobbiamo riattivare il coso del vento.
Attenzione acqua di sorgente, non bevete troppo altrimenti per sgonfiarvi vi si dovrà saltare sopra. Spruzzando l'acqua si possono pietrificare gli oggetti colpiti. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Allora, andiamo blobbettando verso questo. Eccolo qui che si riaspira il fumo. Quella faccia lì fa sempre ridere. Allora, saliamo qui, saliamo qua sopra e... 1, 2, 3, vai! Perfetto, bravo Mario. Eccoci arrivati. Credo che in realtà stiamo andando dalla parte giusta. Questo vuol dire che prima allora torniamo indietro. Torniamo indietro perché ci sono altri oggetti da prendere. Vediamo, aspetta. O forse no. Forse mi sbaglio, però qua c'è un fagiolino. Vediamo qua sopra. C'è un tartosso. Occhi d'occhi. Vai Mario. Salto schianto. Uno, due e... Ah, sbaglio i tempismi, lo faccio troppo presto. Uno, due e tre. Lo faccio troppo presto, perché non vado a memoria, proprio tattile io. Non vado a... come dire... non vado con i tempismi che il gioco mi dà. Va bene, allora proseguiamo nella direzione giusta. Eccoci arrivati, salviamo perché ci serve sempre. Montagna Tiritera. La fontana. Puff! Ecco qua. E ora possiamo proseguire... sbagliato. Dicevo, possiamo proseguire. Prima però... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 monete. Ok, ci sto. Ecco fatto, proseguiamo. Siamo già arrivati dove penso, ovvero... Occhi d'occhi. Verso... Oh, non abbiamo più punti. Perfetto. Vai Luigi. Tu... che puoi usarle ancora. Perfetto, bravissimo. Oh, finalmente siamo già aumentati di livello. Ho tutto da dito. Ottimo. Troppo presto, i tempismi sbagliati, Mario. Visto che stiamo farmando un po' di funghi, direi che è arrivato il momento. Uno e due. Uno sciroppa Mario perché ci serve e a Luigi lo diamo dopo. Allora, tartosso. No. Ma... vabbè, non gli importa. Non gli siamo saltati in testa. Uno, due. Ah, troppo presto! Che cavolo, Mario. Verso Mario. Mario, facciamolo con i tempismi giusti, mi raccomando. Niente di tutto detaito? I versi di Mario e Luigi. Tutto detaito! Oh yeah! Beccati questo. Vediamo un altro vortice d'aria. Che è qua sopra. E questo ci fa andare da questa parte. Mentre se andiamo a piedi ci sono... ah, occhi d'occhi. Altri nemici. Allora, salto, schianto. Uno, due, tre. Niente, ho tutto detaito. Credo che ci sia tipo un bonus se li fai continuamente giusti per avanzare di livello. A questo punto credo che sia così. Uno. Cioè, più volte lo fai di seguito, più c'è velocità con cui quella mossa si evolve. Credo, non l'ho... non ci ho mai pensato. Ovviamente è anche in base a quante volte la utilizzi. Perfetto. Verso Luigi. Vai Mario, non abbiamo più sciroppo. Ecco fatto. Sì, tanto vale... oh, aspetta. No, non abbiamo niente, peccato. Dicevo, tanto vale sciropparti. Però quei due sciroppi non possiamo più sprecarli. Dopo di questo, basta. Allora, prendiamo l'acqua dalla fonte e la portiamo nell'altra parte.
A me fa morire Mario quant'è blobboso in questa fase. Grazie dell'aria. Madonna mia, le facce che fanno quelle statue sono terribilmente belle. Allora, ora che abbiamo attivato tutto, possiamo... Oh, che palle! Spinnarci da questa parte. Uno, vai. Ecco fatto. E due. Perfetto, allora. La fontana di là si è riattivata, perfetto, che così se scendiamo ci arriviamo subito. Ma prima di tutto, ecco qua uno con un fungo, vabbè, niente di eccezionale, ma come ho detto non si lascia indietro nulla. C'è nulla qua? Strano. Comunque possiamo tornare indietro. Eccoci qua alla fonte. Uno e due. E ora, attivati! Che se non sbaglio siamo arrivati esattamente dove dobbiamo arrivare. Controlliamo subito. Ecco fatto. Allora, prima di proseguire, di qua e qua sopra. No. Un fungo cura e un po' di monete extra per noi. Sì, siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare. Salviamo. Siamo arrivati al totem Tiritera. Prima di proseguire, ovviamente, ci sciroppiamo. Ah no, siamo a posto, perfetto. Ci sciroppiamo Luigi. Ecco qua, siamo a posto con i punti salute. Proseguiamo. Io sono il totem Tiritera, l'arma dell'antica civiltà Tiritera. Proseguendo la via è ancora più ardua. Sarete in grado di vincere le difficoltà? Accettate la sfida? Certo. Nei prossimi 30 secondi dovrete prendere 10 unità di spirito Tiritera. Saltate da un masso all'altro senza mai toccare terra. Oh cavolo. No, ho sbagliato. Allora, fermi tutti. Allora, 30 secondi. 1. 2. Molto è anche fortuna di dove ti appaiono gli oggetti, perché quando ti appaiono lontani a volte non fai veramente in tempo a riuscire a prenderli. Quando appaiono vicini, ancora ce la fai. Ecco fatto, quando ti appaiono lontani magari non fai in tempo. Ora la prossima sfida, sconfiggetemi. È certo. Ora sono diventato più scuro e ora sono più forte. Okidoki. Allora, cominciamo. Io non mi ricordo se le stalattiti si rompono anche senza un attacco forte. Sì, si attacca anche normale. Ecco, più tempismo, Mario. Con un attacco normale riesci a romperli comunque. Che cacchio? Ah, i tempismi non sono gli stessi del cavolo di Game Boy Advance. 1, 2, 3. Perfetto. Ecco qua. Ora lui si sposta. Devo fare più attenzione ai tempismi. Come ho detto, non sono gli stessi. Ah, speravo di salire di livello. Ecco qua. Allora, non mi ricordo l'attacco, se è più forte di quello di Mario o no, però aspetta, fammelo riprovare un attimo più piano. Ok, ora me lo ricordo. Dannazione, allora aspetta, curati per favore. Ci sono, devo solo un attimo rientrare nei tempismi. Vai, distruggilo. 1 e 2. Beccati questo. Perfetto. Non c'è la roccia. Ecco qua. Allora, io ci riproverei.
Perfetto, con l'attacco avanzato tra l'altro. E siamo saliti di livello. Dobbiamo aumentare la difesa di Mario. Dobbiamo aumentargli la difesa perché Mario veramente prende un sacco di botte. Però ho visto tanti uno. Sulla velocità no. Sul buffy sì. Su questo no. Ok, sulla vita. No, anzi, sulla velocità. 3-3-3-3-3. Va bene anche un 2. Sempre meglio di 1. E Luigi non è salito di livello. Bravi, avete superato anche questa sfida. Preparatevi ad affrontare la prossima. Ovvero salire? Perfetto. E allora noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.